Whistleblowing. Per le banche è un elemento importante delle procedure contro corruzione e comportamenti illegali, che va però inserito, per integrarlo, nel quadro complessivo di tutti gli strumenti di tutela che già danno concretezza ai valori etici e di responsabilità dell'istituto. È quanto emerso dal confronto tra avvocati, giuristi e uomini di impresa organizzato nell'ambito del workshop di Intesa San Paolo. Luci e ombre del whistleblowing svoltosi a Milano. Da un punto di vista però della banca, la situazione del whistleblowing va letta in maniera particolare. La banca e le banche si sono già organizzate con codici di comportamento, codici etici, hanno dei sistemi che sono molto importanti, per esempio per la gestione dei reclami della clientela. Tutti questi sistemi già mettono in condizione la banca di avere a disposizione informazioni di eventuali violazioni che sono già gestite, per cui il whistleblowing si va ad integrare rispetto ad altri sistemi che negli anni si sono consolidati per la gestione di questi casi o eventi. Se nel sistema bancario la recente normativa sul whistleblowing va a inserirsi in un approccio alla tutela già sviluppato, per il complesso delle imprese private il nuovo strumento costituisce invece una spinta importante a un cambiamento anche di mentalità. Non era necessaria, ma era opportuna, perché sicuramente spinge le aziende a essere più sensibili su questi temi e a organizzarsi per garantire la giusta tutela a chi disponga di informazioni delicate che vuole mettere a disposizione dell'azienda. Non vanno comunque celate le resistenze culturali a utilizzare il nuovo strumento. In Italia, tra il 2016 e il 2017, solo il 4% delle frodi all'interno di aziende finanziarie è stato intercettato grazie a segnalazioni dirette. Ben il 67% invece è stato evidenziato da procedure aziendali. Il whistleblowing, insomma, nel nostro paese sconta ancora una forte resistenza legata soprattutto al fatto che la segnalazione è anonima. Secondo me è ancora oggi una forzatura dal punto di vista culturale, bisogna lavorarci. In Italia noi siamo cresciuti con il principio che chi fa la spia non è figlio di Maria, e quindi sembra ancora un invito alla delazione, quello di fare la segnalazione, però fa parte sicuramente degli schemi futuri, quindi io credo che nel futuro ce ne saranno molte di più. Al workshop di Banca Intesa hanno partecipato tra gli altri Livia Pomodoro, docente UNESCO all'Università di Milano e consigliere di amministrazione Intesa San Paolo, Giovanni Barbara, docente di diritto societario all'Università LUM Jean Monnet di Bari e Marcello Fumagalli, direttore area consulenza banche ed intermediari finanziari di Unione Fiduciaria.